E allora, per commentare queste misure prese dal governo regionale, abbiamo ospite, lo vedete, Silvio Paolucci, capogruppo in consiglio del Partito Democratico. Buonasera Paolucci. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. Insomma, un annuncio importante e impegnativo quello della Giunta rispetto alle aspettative di tante famiglie abruzzesi che in questo momento sono in difficoltà. Ma intanto io penso che questo governo regionale, in particolar modo il presidente della regione, sia più teso a rappresentare la politica di un partito, non soltanto per la mascherina che oggi indossava in conferenza stampa, quella della Meloni, per capirci, mascherine invece di cui non sono dotati tanti operatori della sanità in questa regione, ma anche a misurare i provvedimenti della nostra regione con i provvedimenti del governo nazionale. Ebbene, qui segnano il passo, perché mentre le risorse assegnate ai comuni stanno arrivando alle famiglie, le risorse al contrario, già annunciate 8 giorni fa dalla Regione Abruzzo, vengono nuovamente annunciate 8 giorni dopo di nuovo dalla Regione Abruzzo. Qua sta la differenza. Non c'è ancora un euro in tasca e ovviamente la risorsa è estremamente limitata. Noi rivolgiamo l'appello perché invece anche la Regione faccia come il governo nazionale, cioè trasferisca le risorse agli enti locali, ai comuni, in modo che i comuni possano direttamente avere il rapporto con i cittadini che conoscono per bene, per via delle politiche sociali che sono di competenza comunale, possano trasferire quelle risorse. Ma il limite del provvedimento non è soltanto questo sulle famiglie, dove appunto una incredibile burocrazia regionale probabilmente non riuscirà a devolvere questi trasferimenti per lungo tempo. Ci sono tanti altri limiti in quel provvedimento. Ecco, quali sono gli altri limiti? Allora, a noi è stato presentato un disegno di legge 8 giorni fa, hanno fatto 2 conferenze stampa sullo stesso provvedimento con 2 conferenze stampe di annuncio e ce lo hanno presentato alle 9 di sera per approvarlo il giorno dopo. Vista la situazione, tutte le opposizioni si sono astenute perché bisogna dare mandato, ovviamente, a chi governa di rispondere a suo giudizio nel modo più veloce possibile. In realtà tanti temi non sono stati affrontati con quella norma e anzi sono rallentati da quella norma. Noi abbiamo denunciato, uno, che la burocrazia messa in campo da quella norma facesse arrivare, consentisse in realtà di arrivare alla Regione Abruzzo dopo le altre regioni. Così si sta rivelando. Mentre la Campania e le Puglie hanno già deliberato la rimodulazione dei fondi europei, noi dopo 8 giorni abbiamo semplicemente pubblicato una norma. Poi la prossima settimana c'è l'ufficio di presidenza che nominerà un comitato scientifico e settimane di concertazione per definire la rimodulazione. Cioè arriveremo settimane e settimane e settimane dopo altre regioni. Noi dicevamo da subito, non ci vuole una norma per rimodulare, potete fare direttamente con una delibera di giunta e mettete al tavolo le parti sociali che invece sono state volutamente escluse da questa grande vicenda che riguarda le imprese, le comunità, le famiglie, dei nostri territori. In secondo luogo, hanno previsto un condono, un super condono. Io non so se avete visto l'articolo 7 con tutti i commi. Cosa c'entra quel condono fiscale che premia i furbi rispetto all'emergenza Covid-2019? Si utilizza l'emergenza Covid per far qualche favore di troppo? Punto di domanda. Terzo, non ci sono tante imprese dentro questo progetto di legge, questo disegno di legge che è diventata norma e che quindi oggi è stata pubblicata. Dove sta, per esempio, il turismo? Neanche un rigo. E noi sappiamo che il turismo, già quello invernale molto provato dalle condizioni atmosferiche, arriverà in estate con grossissima, enorme, enorme fatica, lo sottolineo tante volte. Non ci sono, per esempio, i provvedimenti che avrebbero dovuto snellire una burocrazia. A parte l'emendamento firmato dal gruppo del Partito Democratico, diciamo voluto dalle opposizioni, dei 15 giorni per abbattere i tempi delle istruttorie, non c'è null'altro, né uno snellimento burocratico per reperire le risorse del decreto aprile in itinere o del Cura Italia precedente, né uno snellimento burocratico rispetto alle poche esigue risorse previste da questo disegno di legge. Un esempio, la cassa integrazione. La cassa integrazione è partita con un accordo ultimo tra le regioni di qualche giorno fa, parte il software mercoledì 8 di aprile, si blocca subito, prima col bollo, dopo che tanti lo hanno comprato senza bollo e il risultato è che senza l'accordo con le banche i soldi in questa regione non arrivano. Siamo l'ultima regione, questo è un classico esempio di come la burocrazia non abbia funzionato. E poi il grande tema ovviamente
degli enti locali, mentre il governo nazionale premia gli enti locali, qui, come per le parti sociali, si tengono fuori da questo tavolo. Il rischio è che questo provvedimento bersagli, cioè arrivi a destinazione molto in là nel tempo e con molte poche risorse. Si poteva fare diversamente. Noi denunceremo questo, ma nei prossimi giorni, ovviamente, poiché abbiamo detto che faremo un'opposizione responsabile, che è stata di astensione in quel caso, ma sarà anche di proposta, rispetto ai tanti punti avanzeremo una nostra proposta. Grazie a Silvio Paolucci per questo collegamento e per questo intervento sulle misure Grazie prese dalla Regione. Tanti auguri di buona Pasqua, Paolucci. a voi. A voi tutti, a voi tutti.